L'idea che la politica, la sinistra, aveva il compito di combattere la povertà invece che i poveri, di combattere la marginalità invece che i marginali, di combattere la tossicodipendenza invece che i tossicodipendenti. E dall'altro lato, sul fronte dell'immigrazione, perché questi decreti, oltre che rilanciare il pessimo istituto dei CIE, i CIE non possono essere rinominati, migliorati, i CIE sono un proprio giuridico, rinchiudere qualcuno perché è vittima di una condizione, quella di non avere i documenti, è semplicemente inaccettabile, come tutta l'istituto della detenzione amministrativa, ma poi perché quei decreti costituiscono, e questo mi pare molto preoccupante, un canale separato sul piano del diritto, un diritto etnico, come ha detto qualcuno. Io credo che questo sia un colpo decisivo non solo ai diritti dei migranti, ma anche ai diritti italiani. Fratelliani, lei sa però che anche a sinistra in tanti dicono: noi abbiamo lasciato questi argomenti, come dire, li abbiamo affrontati solo da un punto di vista buonista, in questo modo abbiamo lasciato campo libero alle destre, quando invece sono poi temi su cui soffre la povera gente, le periferie, la parte più debole della popolazione. Ora finalmente il governo in qualche modo se li prende in carico, e anche la sinistra se li prende in carico, perché non la convince? Non c'entra nulla il buonismo, il punto è che la sinistra ha introiettato e ha subito su questo fronte la cultura della destra, appunto. Quando qualcuno dice che la sicurezza non è di destra e di sinistra, dice il vero. Il punto è che c'è un modo di destra e un modo di sinistra di guardare al tema della sicurezza. E una parte, la cosiddetta sinistra di governo, ha abdicato alla sua storia, ai suoi valori, ai suoi principi, assumendo il punto di vista, introiettando il punto di vista della destra. La sicurezza come questione di ordine pubblico, come elemento repressivo, e ripeto, come elemento repressivo che si scatena non contro il problema, ma contro le vittime del problema. I poveri non sono i nemici, è la povertà il nemico della politica da dover combattere, così come il tema non è la condizione di irregolarità del singolo migrante che non ha i documenti, è la condizione generale che lo costringe su quella dinamica che andrebbe combattuta, e invece si fa il contrario. Io penso che questo è un grande problema. Senta, Fratoiani, queste sono delle prime occasioni in cui tutte le parti della sinistra, e anche c'è Orfini, c'è Orlando, c'è lei, Pisapia, eccetera, sono riuniti per un evento. Ci sono delle cose da mettere in comune? C'è una possibilità di unirsi? C'è, per quello che mi riguarda, la necessità di mettere al centro le questioni concrete, altrimenti l'unità diventa una formula astratta che parla poco alla vita delle persone. E ripeto, se guardo a quello che accade in questi giorni in questo paese, temo che rispetto alle scelte del governo e del Partito Democratico, da mettere in comune non ci sia proprio niente. C'è invece, questo per me è un terreno di lavoro, da mettere in comune tutte le forze che criticano queste scelte, una battaglia politica e una proposta diversa per il paese. O si cambia direzione di marcia oppure questo paese non ce la fa. Questo paese è condannato a una regressione sul piano civile, sociale, sul piano culturale, che è quello che forse mi preoccupa di più. Ripeto, questi due decreti in particolare sono il segno di una barbarie culturale che avanza e che guadagna anche in quei territori che fino ad oggi sembravano immuni a queste ricette. Oggi si parla di legge elettorale, di una proposta che potrebbe piacere al Partito Democratico e anche al Movimento 5 Stelle. Lì è capilista bloccare, insomma, una proposta nazionale. Noi abbiamo ribadito in molte occasioni che per noi i paletti sono semplici e chiari: via i capilista bloccati, perché i cittadini devono poter scegliere i loro rappresentanti senza vederseli catapultati, e poi un impianto solidamente proporzionale. Su questa base noi siamo pronti a discutere con tutti. Oggi l'arci del governo è cercato anche sulla questione siriana, ma il presidente Gentiloni già fa uscire un comunicato Abbiamo chiesto che Gentiloni venga rapidamente a riferire in aula, siamo molto preoccupati di quella che ci pare un'escalation unilaterale fuori da ogni principio giuridico internazionale. Il punto in Siria non è accapigliarsi sulla ricerca del cattivo più cattivo. Assad è evidentemente responsabile di un regime sanguinario, così come sanguinarie sono molte delle forze che gli si oppongono, foraggiate e sostenute da tanta parte di quelle potenze che stanno giocando una partita a scacchi di carattere geopolitico sulla pelle dei siriani, dei civili, dei bambini, degli adulti, degli anziani, di chi è imprigionato nella prigione a cielo aperto della Siria e muore tutti i giorni. Dunque, di fronte a quello che è un crimine per l'umanità, l'uso dei gas, ma di fronte al crimine dell'umanità che è rappresentato dalla guerra, più generalmente bisogna smetterla di essere ipocriti. Intanto per cominciare chiediamo al governo di dire una moratoria immediata e illimitata sulla vendita di armi ai paesi coinvolti in quello scenario. È un po' curioso che l'Italia si indigni e poi continui a essere tra i primi fornitori di armi dell'Arabia Saudita, che con le nostre bombe tutti i giorni colpisce lo Yemen e ammazza popolazioni civili.
bisogna smetterla, bisogna lavorare sulla pace, sulla diplomazia e, ripeto, sul disarmo, che è l'unica garanzia per sottrarre alla guerra terreno e per farlo riconquistare la pace.